Come è tradizione, Mottola nel periodo natalizio è ricca ormai da anni per quanto riguarda le iniziative in ambito di pittura, e la guida in questo ambito era e sarà sempre Giovanni Rogante, con una bellissima collettiva d'arte tra immagine e materia. È stata inaugurata questa sera e allora Giovanni, dici un po' i caratteri, le caratteristiche di questa mostra. Intanto bisogna dire che dopo circa 3 anni e più ritorna questa mostra in una dimensione un po' più piccola, però con autori molto bravi. Sono stati scelti tutti gli autori che abbiamo esposto qui, quindi autori che sono arrivati da tutte le parti. Autore che io già conoscevo, c'è qualcuno nuovo o nuova, quindi abbiamo avuto un grande successo. Anche il sindaco si è complimentato con noi e ha detto, dice mi faccio meraviglia che nonostante gli anni, dice, tu c'hai sempre una marcia in più per poter, diciamo, portare un locale di questa a una galleria, perché questa non è una galleria, questa è una sala dove fanno le riunioni eccetera, quindi è stato un po' rimodernato un po' con tutte queste scenografie che vede in giro eccetera. Quindi questa è un po' la nostra mostra, i pittori sono rimasti contenti e quindi, diciamo, ho notato quadri di qualità. Senza dubbio sono quadri di qualità, bravi, veramente bravi. Come vedi, basta che avete fatto le riprese, potete dire effettivamente che sono autori di un certo livello. Quindi mi auguro che, insomma, la gente possa venire per il giorno 26, che abbiamo preparato anche dei bei premi. Beh, insomma, è un ritorno a quella che era la famosa rassegna internazionale di pittura. Chissà che magari non si riprenda quel cammino. Non penso che si riprenderà, però intanto ora abbiamo fatto questo, poi si vedrà. Si vedrà, il tempo è galantuomo. Galantuomo, quindi per il momento siamo riusciti a portarla avanti questa mostra, poi si vedrà dopo cosa possiamo fare.